Ciao a tutti ragazzi da Cora089 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. E eccoci ragazzi, dopo un bel po', devo dire, sulla guida ragazzi extra di Pokémon Zeffiro Alpha. Lui fa lo stretching, come al solito noi vi ho preso abitudine, anche se dopo il poco appunto non registriamo questo gioco. E sì, questa parte ragazzi, tanto non so se lo vedete, è un po' scuro lo schermo perché è proprio sera, non solo da me ma ovviamente anche nel gioco, quindi siedo un po' così, ma non importa, ok. Allora, prima di tutti ragazzi, in questo episodio volevo fare una cosa e per questo sono qui a Porto Silceppoli. Volevo andare ragazzi, non l'avevo ancora mai fatto, sia io che con voi con la guida insomma, ovvero dall'arena Virtù, non mi ricordo mai come si chiama, dall'arena eccetera eccetera. E ragazzi, prendici il Pikachu cosplay. Io intanto tengo qui Rayquaza, faccio vedere tanto un po' che ho Snivy. Quelli che mi ha preso, forse sì, ve l'ho fatto vedere, sì. Femmina Sindaco, ce l'ho, peccato. E poi niente di che, dai. Poi abbiamo Deoxys, vabbè, Metagross che avevo già fatto vedere. Spiritomb forse non vi ho fatto vedere, vabbè. Comunque ragazzi, questo è quanto, insomma. Sono i Pokémon che ho catturato un po' o fuori dalla parte insieme a voi, quindi li sapete bene. Ma rinfrescare un po' la memoria ragazzi non fa mai male, direi, dopo tutti questi giorni. Ok, qui come sapete ragazzi sono le ultime parti. Questo dopo le parti, dopo questa parte extra ragazzi non ci sarà. No, dopo questa, questa è l'ottava, no? Poi ci sarà la nona, la decima e poi basta. Basta questo gioco ragazzi, perlomeno per il momento. Ma non credo di cambiare idea sinceramente. Allora, allora in pratica bisogna fare una gara ragazzi e ottenere, se non sbaglio, è così. Ok, quindi in teoria bisognerà, sì, chi ci vuole, no ragazzi. Ok, eccola. Caspita, non ti avevo visto più, scusi eh. Sì. Sì. Cosa fa? Oh, che originalità, proprio. Cioè, devo venire con te, vabbè. Sempre così, sempre fortunati siamo. Calma, ti va? Oh, un bel costume live, ragazzi, dai. Non so se adesso, riparlando, ragazzi, del Pikachu, non so se ce lo danno adesso, se ce lo ridaranno comunque dopo una gara. Oh, che carini che siamo, beh, almeno abbiamo visto questa cosa. Da favola, ecco. Ecco, favoloso. Ecco, sono a posto, sono a posto. Ok. Mamma mia, neanche come si chiama Brichettola, come si chiamava quello che si, come si chiama, caspita, il travestista, no, non c'è da niente, beh, avete capito, no, Brichetto, come si chiama, Brichetto, vabbè, quello che si spoglie e si riveste in 2 secondi, ecco, no, lui, il nostro Brandon qua è meglio, ok, non aveva senso quello che ho appena detto, comunque. Trasformista si chiama, può essere, sì, ecco. Lui è meglio di Brichetto, ok. Che figa questa stanza intanto. Possiamo vedere i costumi, no? Vabbè. Dov'è che siamo qui, tra parentesi? Ho capito. Quindi, forse era lei che mi dava Pikachu, però... Sì, ciao. Vediamo un po', ragazzi. Prima esplorerei un po'. Magari facciamo sia in questa che nella prossima parte, appunto, le gare live. Poi nella parte finale magari lasciarci con un po' di, diciamo, oh, attacca lì, grazie mille. Lasciarci con un po', ragazzi, di flashback, di saluti, ringraziamenti, eccetera. Queste due parti, quindi l'ottava e la nona, magari vediamo appunto le gare. Allora, questa è, ok. Cinque turni, faccelo, ok. Però, sì, insomma, non ho molto letto. Sì. Che vuole far partecipare? Mi scusi? Non ho idea. Io farei partecipare Sceptile, anche se perdo, ragazzi, perché so che bisogna fare tutta la roba con le bacche. No, cosa vuol dire sta roba? Ma come? No, voglio fare sta roba infrarossi, io. No, non si preoccupi. Non si preoccupi. Comunque adesso vi stavo parlando ragazzi della cosa, delle bacche. Ma ci sono ancora? Ah sì, è quello qui. No. Sì, è questo probabilmente, sapete. Sì. Allora, cosa devo fare adesso ragazzi? Quindi fare una gara.
Andiamo a vedere, ragazzi, tutti gli altri posti delle gare Arena Live. Magari invece di fare la gara, ragazzi, questa parte la prossima, che secondo me è un po'... non essendo, diciamo, allenati, sia non l'ho mai fatta io, sia che il Pokémon, ragazzi, non è, diciamo, molto preparato, direi di lasciare stare. Andiamo piuttosto nella prossima, che è quella di Mentania, e poi andiamo anche quella di Brunifoglia, poi quella di Porto Arghepoli. Allora, eccoci qui. Sono solo 4, vero? Porto Arghepoli, Porto Arghepoli, Mentania, Brunifoglia. Ok. Quanto pace dà questa musica. Perfetto. Anche qui, se non sbaglio, ci davano qualcosa? Succedeva qualcosa? Oh, almeno una trazione ce l'ha andata. Direi che questo basta, avanza. Ma erano verso un po'. No, 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 ma il problema è che non ho Pikachu. Forse non ci siamo capiti. Sì. No, non so darti. Non... ok. Andiamo qui se c'è magari qualche bel... cioè, volevo dire... ok, niente. Se vado su, tipo, non succede niente, no? Ah, invece sì. Adesso do un'occhiata, magari, se proprio ci scappa la... l'esibizione, diciamo così. Buona idea. Cosa? Non ho capito. Allora, vediamo un po', dai, casomai Brunifoglia, Portogallo, per vedremo la prossima parte. Vediamo se uno dei nostri Pokémon ha mosse dello stesso... Allora, due bellezze, due grinta, due classe. Dai, uno con tre. Neanche uno con tre uguali. Ma porca miseria. No, niente, ragazzi. Per questa parte, ragazzi, tanto che durano 10 minuti, come al solito. Siamo a 7, quindi in questi 3 minuti andrei nelle altre e poi anche possiamo concludere. E nella prossima, no, dai, basta Arena, ragazzi. Non so, non mi... sì, sempre piaciuta, ne ho fatte tantissime. Però nell'originale, qui è tutta un'altra cosa, cioè non so se mi spiego. Io do un'occhiata alle città proprio che mi vengono in mente se c'è o no l'Arena. Sicuramente sì, Brunifoglia è anche una bella Arena, direi, quella di Brunifoglia. Ok, eccola qui. Ehi là. Ok, qui non c'entrava niente con questa roba qua. Ok. Però la musica che adesso trovo. Ma tu, ma sei dappertutto? Io ho già sentito questa frase. E io mi sto tanto, mentre io sto, eccolo, sto proprio pensando a questo. Cioè, stavo pensando, ma io mi ricordo di un vecchietto che facciamo sempre le pokemelle insieme, no? Dicevo, ma dov'è che era sto vecchietto? Oh, finalmente l'ho trovato. Ok, però tu quel finco lei. Ah, c'è sta roba, ok, scusate, scusate, non volevo, ok. Quindi questa parte, ragazzi, abbiamo visto tutto quello che c'è, cioè tutto quello di cui abbiamo bisogno per le gare live, quindi bisogna andare... prima nel Porto Selcepoli per avere tessere, costume, eccetera, eccetera. Tessere ovviamente quando sarà il gioco, poi costume, eccetera, eccetera. Poi a Mentania non credo ci sia tanto, forse dei costumi per Pikachu cosplay che si otterrà appunto facendo una gara, non l'abbiamo fatta, però fate finta che l'abbiamo fatta. Brunifoglia otterremo il Mixer Bug per potenziare il nostro Pokémon in classe, Akume, bellezza, tutto quello che vogliamo. E infine, ragazzi, raggiungiamo adesso quest'ultimo minuto, Porto Arghepoli. Vediamo cosa riusciamo ad ottenere qui. La prossima parte punterei a fare magari qualcosina così, magari un po' di più piccolino, senza tanto un tema come questa parte. Ok, vediamo un po'. Qui c'è molto più gente teoricamente. E qui ci sei sempre te, però. Ancora! Basta! Ok. Bravo, sei un master, ok. No, non c'è più gente, mi ricordo che c'era tanta gente invece. Forse è un'altra città? No, non credo, non mi ricordo tante altre città. Va bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Noi ci siamo con un prossimo video, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, la vostra Cara 019. Ciao ciao!